partecipa alla mostra che è in corso dal 6 al 13 giugno 2021, dedicata a Bianca Arcangeli Rosalba, e siamo qui con uno degli artisti che è Mattia Martini, uno dei giovani artisti che sta partecipando alla mostra. Sono 15 artisti e lui ci presenta delle opere appunto dedicate proprio alla pittura che la storica pittrice bolognese dell'informale Bianca Arcangeli, che aveva come nome d'arte Rosalba, praticò un pochettino per tutto l'arco della sua vita. Quindi lei nacque nel 1913 ed è scomparsa nel 2007 ed è stata una dei maestri bolognesi dell'informale. Quindi il nostro pittore, giovane, giovanissimo, Mattia, oggi ci racconterà un pochettino della sua arte e vorremmo già sapere subito da te, perché siamo molto curiosi, insomma, da questo punto di vista, tu non è da tantissimi anni che hai cominciato, come sei partito, come è nata questa tua passione, un po'. Certo. Allora, io ho cominciato circa un poco più di 2 anni fa e in realtà l'inizio è rappresentato anche da questo qua, la Flowers, perché nasce come espressione di emozioni, proprio l'arte per me è questo. E i colori vengono da soli, le sagome vengono da soli, e poi dopo, cercando di riprendere un po' quello che era un'idea di fondo di un astrattismo lirico, cerco di dare un senso, imprimere forme a quello che è una forma astratta di espressione appunto di emozioni. Quindi si inizia con i colori stesi con la tecnica del dripping, riprendendo appunto il più famoso Pollock, senza assolutamente voler plagiare, perché non c'è tutta la dinamica di danza che aveva lui, danza di, per riprendere i riti aztechi, così. Esatto. È una cosa molto molto più semplice, molto molto più intima. E niente, per esempio Flowers è nato perché è partito questo snocciolamento di emozioni sulla tela, e dopo sono uscite delle sagome di fiori, sono uscite da soli. Tantissime volte, a me tante volte capita appunto di iniziare buttando proprie emozioni nei colori e sulla tela, e dopo di vedere. Esatto, si fanno vedere loro, sono forme che si fanno vedere e io non faccio altro che completarle, finire di colorarle. In altri casi ho un'idea in mente e cerco comunque in maniera astratta di farla trasparire dalla tela. In certi altri casi invece, come appunto il paesaggio bolognese, c'è sempre stato, sono di Bologna, sono di paesi qua vicini, quindi comunque Bologna ha sempre avuto un grande posto nel mio cuore, nelle mie emozioni. Esatto. E quindi questo ha ripreso molto, mi piace pensare che possa riprendere un pochino quello che sono stati i fauve all'inizio del Novecento in Francia, quindi uso di colori puri, non diluiti, con semplicemente delle ombre, proprio anche questo molto astratto, perché comunque sono le sagome principali di Bologna, San Luca, i portici, le torri e San Petronio. Esatto, qui abbiamo San Luca. Esatto, i portici che salgono a San Luca, San Petronio e le torri, che rappresentano un po' il concetto. Poi dopo, di fondo, l'araldica bolognese è quello, colore, il blu, e sono colori proprio puri, come anche questi. Esattamente. Sono tendenzialmente tempere, non sono colori ad olio, perché asciugano prima e permettono di un processo creativo molto più rapido, esatto, che è quello che, di cui c'è bisogno. E dopo poi si riprende, per esempio, le varie sfumature rosse dei fiori sono invece ad olio, perché c'è stato più tempo, dopo erano chiari, erano stati visti e quindi sono stati curati un po' di più. Esattamente. E dunque, perché abbiamo scelto queste due opere per questa mostra? Proprio perché, essendo un omaggio a Bianca Arcangeli, erano i suoi temi preferiti, i paesaggi, tutto quello che era. È stata una coincidenza meravigliosa. Esattamente. E poi abbiamo avuto questo pezzo unico, diciamo, perché tutti gli altri artisti che hanno esposto appunto hanno scelto questi tre temi, che erano i tre temi principali, quindi paesaggistica, natura e ritratti. E questo è l'unico quadro che, diciamo così, ha reso omaggio alla città di Bologna, che era la città natale e dove Bianca Arcangeli ha vissuto tutta la sua vita. Quindi è stata una bellissima idea appunto realizzare anche un'opera di questo tipo, perché
con pochi tratti di segno e di colore abbiamo radunato gli emblemi della città. Allora ti volevo chiedere questo, solitamente tu quando dipingi, quando lavori insomma i tuoi quadri, quali sono le tecniche che prediligi, cosa ti piace di più utilizzare solitamente? Allora, hai una base di disegno, lavori direttamente sulla tela? No, come fai? Difficilmente. Allora, per questo c'è stato sono stati vari schizzi, vari esperimenti per capire come posizionare le sagome. Però tendenzialmente, come dicevo prima, è il quadro che viene fuori, semplicemente io mi faccio tramite per l'emozione che c'è e per quello che uscirà dopo. Ci sono un sacco di mie opere che sono rimaste assolutamente astratte, sì, e non c'è una rappresentazione di fondo, c'è la lettura dell'emozione che rappresentano. E la prima tecnica che ho usato e che mi è sempre affascinato molto è stato proprio il tripping. E perché penso che sia veramente molto 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 immediato e molto emotivo. Poi chiaramente la stesura del colore è abbastanza, mi verrebbe quasi da dire, volgare, non è particolarmente curata. Mm-hmm. Proprio è sempre una cosa molto molto quasi carnale e spontanea. E quindi il colore va dove c'è bisogno che vada, senza troppo pensare, proprio per dare fondo all'emotività che rappresenta. Poi chiaramente vado dove deve andare dopo che ci sono stati, come per esempio il paesaggio bolognese, studi di prove, tentativi, così, e dopo però sulla tela il colore tende a scegliere i suoi colori. Esattamente. Quindi tu hai una base in mente, cioè tu hai già in mente un'idea di che cosa vuoi rappresentare. In alcuni casi sì, e in altri. Poi, in altri esatto. No, parte spontaneamente e sì. Poi ti presenti. E poi per esempio una fase che ho avuto, in cui ho prodotto 7 opere di una serie che si rifanno molto a Klein, per esempio. Quindi sono appunto queste pennellate nere, nero assoluto sulla tela, e tutte rappresentano un'emozione. C'è proprio un percorso, un divenire, e però sono appunto quadri assolutamente astratti e per niente colorati, appunto, per esempio, flower. Si cambia un po' il basso. Sì, assolutamente. Esatto. E ti faccio un'ultima domanda, sempre per mia curiosità naturalmente. E da quando tu hai cominciato, insomma tu hai cominciato non da tantissimo, però mi sembra di capire che tu da diversi anni insomma ti occupi di arte, sì, come è scritto anche nella descrizione, infatti sono nato con l'arte perché mia zia ha frequentato e un po' insegnato all'Accademia delle Arti appunto qui a Bologna, e quindi questo processo catartico dell'arte rispetto alle emozioni è partito da lei, perché comunque da bimbo è proprio stato immediato il passaggio tra emozione e foglio, disegno, piuttosto che dopo la tela, così, e su qualsiasi materiale, tra l'altro, ho fatto anche dei lavori, per esempio, come c'è questo qui, proprio nel catalogo, così, che è fermato, va bene, no, non è un problema. Comunque ci sono un sacco di tele che sono state ricoperte di alluminio o sono stati fatti in serie di alluminio e dopo il colore è stato steso sopra al supporto semimetallico. Quindi proprio non fermarsi su un supporto singolo, su un semplice supporto, ma esperire un po' tutto. Esattamente, poi tu utilizzi anche materiale di recupero, volte, di riciclo. Sì, se riesco sì, anche direttamente sul legno. Esatto. Insomma, si spazia tutto così. Assolutamente. E a proposito di questo spaziale, certo, ci sono degli artisti, diciamo anche così, della storia dell'arte, oppure insomma degli artisti anche contemporanei, eccetera, che ti piacciono particolarmente, che ti possono avere in qualche modo ispirato? Guarda, l'ispirazione viene di fondo dal concetto sia di pop art, che però non la pop art in sé, fine a se stessa, ma quello che può essere stata la Factory in World, per esempio. Quindi riprendere anche questo discorso dell'alluminio, di cui sono rivestite le pareti della Factory, questo loft in cui si è creato tantissimo, si è creato di tutto, dalla musica al cinema, alla pittura. E in questo dopo si collega tutto il discorso dell'arte americana, delle varie correnti artisti americani, quindi appunto riprendendo Pollock. E quindi appunto il filone americano è quello un pochino più importante per me, però chiaramente quello che può essere stato il movimento dei Fauve, tutto il grande classicismo, penso che sia davvero fondamentale per qualsiasi artista, sia da conoscere che da tenere come punto.
tipo di Benissimo, guarda, allora Mattia, io direi che sei stato chiarissimo nel raccontarci la tua arte. Noi ti ringraziamo davvero per essere stato con noi e invitiamo tutti a visitare la mostra alla Corte di Felsina in via Santo Stefano 53 a Bologna, aperta fino al 13 giugno 2021. Grazie a tutti. Grazie.